Ancora stipendi in ritardo, autisti ATM esasperati protestano davanti al Consiglio regionale e la Regione valuta la revoca della concessione. E adesso cambiamo argomento, l'avvertenza ATM, questa mattina la protesta dei lavoratori davanti al Consiglio regionale per domani, è stato indetto lo sciopero, il servizio di Domenico Lusi. 5 giorni di sospensione, il collega qua sospeso perché non ha fatto una fermata dove non esiste, cioè siamo all'assurdo. Dipendenti dell'ATM ancora in piazza questa mattina con un sit-in davanti a Palazzo Daimmo per protestare contro l'azienda che, denunciano i sindacati, continua a non pagare gli stipendi o a farlo in ritardo, spesso solo dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo dai lavoratori. C'è un'azienda che sistematicamente non rispetta il contratto nazionale di lavoro, ritarda nel pagamento delle retribuzioni, non eroga le contribuzioni concernenti la previdenza complementare, tutta una serie di violazioni per le quali crediamo che ci siano le condizioni per chiedere la revoca della concessione alla Regione. La Regione, per quanto mi riguarda, deve revocare le concessioni a questo signore perché non solo non paga gli stipendi, ma anche il fondo bilaterale delle pensioni, noi questo l'abbiamo documentato davanti al prefetto, però la Regione ad oggi non ha preso nessun provvedimento serio nei confronti dell'ATM. La situazione dell'ATM è stata anche oggetto di un animato confronto tra i lavoratori e l'assessore regionale al trasporto e alla mobilità Quintino Pallante, che è sceso in piazza per parlare con loro, ha assicurato di aver avviato l'iter di diffida nei confronti dell'azienda. Entro 10 giorni appunto l'avvocatura distrettuale e l'avvocatura regionale si avviano a notificare queste inadempienze all'azienda, all'ATM e ovvero a tutte le altre aziende che dovessero essere inadempienti. Per poi avviare la revoca? Sì, per avviare la revoca della concessione. Io credo che la misura sia colma, ha aggiunto l'assessore, quindi insieme alle misure formali ci avvieremo anche a confronto con altre aziende disposte a svolgere questo servizio essenziale. Nonostante le rassicurazioni, la protesta prosegue domani con lo sciopero di 4 ore proclamato dai sindacati, braccia incrociate dalle 7 alle 11 di sera. E allora approfondiamo la situazione dell'azienda di trasporto molisano che è oggetto della protesta. Ci colleghiamo perciò con Flaminia Gullo, la vedete dalla nostra radiofonia. Sì, sindacati e dipendenti lamentano anche il non rispetto dei riposi per gli autisti, che lamentano anche di essere sottoposti a un grave rischio perché costretti, sostengono, al non rispetto delle regole del codice della strada. In particolar modo ci sarebbero delle fermate non a norma, magari in prossimità di un bivio, rischiose per chi attraversa la strada trafficata, e in più lamentano anche i transiti in strade troppo strette e pericolose per pullman così grandi, e ancora retromarce in salita ed in curva senza avere la visuale libera. Per quanto riguarda la situazione dei numeri del personale dell'azienda, vediamo il servizio. ATM SPA, acronimo di Azienda Trasporti Molisana, è una delle imprese più importanti del trasporto pubblico locale, sia all'interno della regione, dove è attratta in concessione dalla regione Molise per cui l'ente eroga dei contributi, che quelle che collegano il Molise alle altre regioni limitrofe. I dipendenti dell'azienda si dividono così tra quelli che fanno la vera e propria attività di trasporto pubblico locale e gli altri che lavorano sulle tratte per cui l'azienda non percepisce alcun contributo dalla regione. Questi ultimi vengono definiti statali. Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dal sindacato FIT CGL Molise, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, il totale dei dipendenti ATM è di circa 160 lavoratori. Di questi, gli addetti al trasporto pubblico locale sono 121, di cui 43 a Termoli, 52 a Campobasso e 26 a Isernia. Gli statali sono in tutto 21, di cui 10 a Termoli e 11 a Campobasso. Poi ci sono 9 dipendenti sia del trasporto pubblico locale sia statali, probabilmente ex impiegati di Molise Trasporti, un'azienda poi assorbita da ATM. Grazie a tutti questi lavoratori è possibile muoversi all'interno della regione e anche fuori.